Come già preannunciato alla fine, è arrivato il ritocco al rialzo delle tasse operato dal Comune di Brescia. Nelle scorse settimane il sindaco Emilio Del Bono aveva avanzato l'ipotesi, ora divenuta concreta, per salvare il bilancio in rosso del Comune. Saliranno così le aliquote dell'IMU sulla prima casa dallo 0,4 allo 0,6 per mille, a cui si aggiungerà l'aumento dell'IRPEF dallo 0,5 allo 0,8 per mille. Dall'IRPEF saranno però esentati i bresciani con reddito fino a 12.000 euro rispetto ai precedenti 10.000. Sì, purtroppo non avevamo alcuna scelta. Rispettare la legge significava garantire il pareggio e con una spesa bloccata al 90% abbiamo dovuto soprattutto agire sul fronte fiscale con una manovra che è molto dura e che è frutto della inadeguatezza della giunta precedente. La loggia prevede inoltre di recuperare 10,6 milioni di entrate occasionali, in totale saranno 31,9 milioni di euro che serviranno per coprire il buco. Oltre all'aumento delle tasse, in arrivo anche un piano di dismissioni del patrimonio e delle controllate comunali che frutterà, secondo i piani, circa 100 milioni di euro che andranno destinati alla riduzione del debito comunale. Intanto noi ci siamo trovati in questa situazione molto delicata di un buco di bilancio di oltre 33 milioni di euro con una spesa impegnata. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per mantenere in equilibrio il bilancio e con qualche sacrificio per i bresciani, e noi vogliamo essere solidali con i bresciani facendo un gesto che abbiamo pensato e condiviso totalmente, cioè noi ci riduciamo il 10% di tutte le nostre indennità a segno di una volontà di dimostrazione che noi siamo qua a lavorare per la comunità.